Continua la festa su Arte per te! Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, secondo appuntamento con la festa di Poti, tema aereo. Oggi ci occuperemo dei pensierini da dare agli invitati, ai piccoli invitati. Infatti, almeno qui si usa tanto alla fine della festa lasciare un ricordino ai piccoli amici che hanno festeggiato con noi il compleanno. Quale miglior regalino se non un aereo? Volete vedere come ho fatto il mio? E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare i nostri piccoli aerei di legno. Ed ecco l'occorrente per preparare i nostri bellissimi aeroplanini in legno per far giocare i nostri piccolini. Innanzitutto l'attaccatutto o la colla a caldo. Se lavorate con i bimbi, meglio una colla. Potete usare anche la Vinavil. Vi lascio qua il prezzo dell'attaccatutto, voleste vederlo. Si chiama Blocco oramai e ve ne ho parlato dove nel video in cui parlavo delle colle vi metto qui il link, perché là c'è anche l'indirizzo dove potete reperirla, perché me lo chiedete sempre. Un tagliabalsa. Un paio di forbici, una matita, dei colori acrilici. Io oggi finalmente potrò riciclare questi odiatissimi colori acrilici. Sono odiatissimi perché hanno un film molto plastico e per dipingere non mi piace, ma per i lavoretti di fai da te invece mi piacciono molto perché hanno un finish lucidissimo che mi consente di non usare la vernice. Sono un po' trasparenti, ma con due passate vanno bene, sono della Color Hobby, sono dei low cost naturalmente, che per dipingere non mi piacciono, ma per i lavoretti invece possono risultare utili perché fanno saltare il passaggio verniciatura. Una molletta per ogni aeroplano, tre a bassa lingua, di cui due andranno per ogni aereo sicuro e uno invece andrà diviso per differenti aerei per fare la codina. Allora, le a bassa lingua le trovate in confezioni da 100 a 2 euro circa, quindi 102 euro. Pensate quanto poco costa questo lavoretto, in tutti i negozi di sanitari, si trovano anche nei negozi di belle arti a un prezzo superiore al doppio, a 4 euro se ne trovano sempre 100. L'unica particolarità di questi attaccalingua, che poi dovranno essere messi così per diventare il nostro aereo, è che sono molto lunghi e allora io li ho ridotti in lunghezza, vedete, già li ho qui pronti, di un bel po'. Ora vi faccio vedere come ho fatto. Ci sono anche così, già più corti, da 12 cm e mezzo per intenderci, questi sono da 15 cm circa, 11-12 cm questo. Ci sono già anche in commercio, costano un po' di più e vanno presi su internet in siti che non ho mai provato, quindi non vi posso consigliare dove comprarli. E alcuni negozi di belle arti comunque li tengono. Dei pennelli, un piattino di carta e della carta abrasiva per modellare le stecchette, quindi solamente se le trovate lunghe, e poi appunto qui ho altre clip ci dovessero mai servirmi. E alla fine di tutto ciò, per le rifiniture io userò degli Uniposca. Prepariamo il corpo della nostra molletta. Io già ne ho preparato uno con l'arancione, quindi ne vado a preparare adesso un altro con il blu. Vi faccio vedere due modelli e metto ad asciugare così in piedi. Facciamo le stecche della lunghezza che desideriamo. In generale io vado a occhio. Cosa faccio? Prendo una stecca, la metto sull'altra e accorcio la parte che penso per me sia in eccesso, quindi segno qui da una parte e poi tenendo sempre così qui dall'altra, così sono sicura che le due alucce verranno perfettamente uguali. E poi prendo le ali così ricavate come sagoma per tutte le altre. Con un tagliabalza o con un paio di forbici, io vi consiglio un paio di forbici, ma prima vi consiglio anche di incidere col tagliabalza, mi ricavo l'incavo su cui poi andare ad agire con le forbici, che siano delle forbici belle resistenti, quindi prendo e più vicino al fulcro possibile, tanto la balza qua è sottile, si taglia abbastanza agevolmente, vado a ricavare la curvatura dell'aletta
E voilà! Adesso con un po' di carta vetrato abrasiva levigo in modo che non ci siano spigoli ed asperità. E adesso ricavo da un terzo a bassa lingua una codina da mettere in coda appunto all'aereo. Molto semplice, quindi taglio dritte la fine, decido ad occhio, molto ad occhio, la lunghezza, ok, e taglio il pezzettino, il rettangolino di legno, che poi, come quelli precedenti, rifinisco passandoli sulla carta abrasiva. Adesso dipingiamo i pezzi e le coloro del colore prescelto. Io le colorerò di arancione, perché se il corpo l'ho fatto blu, le alucce le farò arancioni. E facciamo asciugare. Mentre le due alucce stanno asciugandosi, non dimentichiamo di dipingere anche la codina dell'aereo. Io l'avevo dimenticata. Ombretta, dimentichi le codine. A questo punto dobbiamo cominciare a decorare le nostre alucce. Io già l'avevo fatto, ma ovviamente non avevo attaccato la videocamera. Molto semplice, prendiamo i nostri Uniposca, che non dovranno essere ovviamente tutti questi. Io li ho perché ci lavoro, voi sceglietene solamente di due colori e fate i cerchi che farò concentrici, ma solo in due colori. Quindi andrò a creare delle pallotte proprio alle estremità delle ali, così. Ok, facciamo asciugare le nostre palline, mentre quelle asciutte le continuiamo a decorare. Io le decorerò magari con un giallo, ok, da una parte, e naturalmente quando sarà asciutto andrò a farlo anche sulle altre. E poi facciamo anche i pallini centrali, io qua li farò rossi. Fatte le alucce, adesso decoriamo le codine. E allora, su quelle chiare, molto semplice, basta scrivere con un pennarello tipo tratto pen o tipo china la parola che vogliamo scrivere. Possiamo scrivere il nome del festeggiato o una parola qualunque, per esempio scriverò happy, felicità, felice, l'aereo felice, happy, e li farò tutti uguali. Voi invece scrivete quello che vorrete. Ok, assembliamo quindi i nostri aerei, prendiamo l'attaccatutto e adesso veramente la parte molto più semplice, decidiamo le combinazioni di colore. Io farò 1, 2 e 3 e cominciamo subito. Mettiamo un punto di colla al centro della barretta. Quindi con la parte che si apre verso l'esterno posizioniamola proprio sopra il taglio della molla, così, tac, ovviamente al centro, e pressiamo. Prendiamo anche l'altra e mettiamo questa volta la colla proprio qui al centro dell'aereo. Lo stavo mettendo qua perché sarebbe più giusto metterla qua, ma per farvelo vedere schiacciamo ben bene. Ultimo pezzetto, la codina, mettiamo dietro un punto di colla e appiccichiamo anch'essa. Tac. E il nostro aereo pensierino, ricordino di festa, è pronto. Sarà all'interno della fantasia dei nostri bimbi. Facciamo anche gli altri. Eccoli qua, non sono troppo carini? E adesso vi lascio alle foto dell'intera flotta aerea Happy, la flotta che volerà felice alla festa di Enzo. Io vi rimando alle foto e noi ci vediamo dopo, che ho ancora qualcosina da dirvi. Diversi e colorati, facilissimi da fare.
A noi ci sono costati una cucina, però facilissimi da fare e molto molto graziosi. Possono essere così usati come chiudi merenda, chiudi sacchettino, semplicemente come portapostit, oppure semplicemente possono essere usati dai bimbi per giocare e scatenare la loro fantasia. Io spero che questo progettino vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando un bel pollice in su, condividetelo e lasciatemi tanti tanti commenti. Vi aspetto al prossimo video di questa serie e vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, di cui qui giù vi lascio i link. Vi aspetto anche su Due Cuori Una Cappa. Molto presto verrà mandato il video della torta aereo, perché lì faremo appunto la torta per Enzo, che sarà una torta a forma di aereo. Quindi approfittate di questo video, iscrivetevi, qui trovate il link e venite a vedere come abbiamo fatto una bellissima torta a forma di aereo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Buona festa a tutti e al prossimo video!